Buongiorno a tutti, sono Aline Battisti, inviata speciale di Piccole Magazine per Piccole Trasgressioni e abbiamo qua con noi la presidente dell'associazione Trans Meet di Genova, Rossella. Parla un po' di questo, Rossella. Dunque, noi siamo qua, molto felici di essere qua, l'unico neo è che purtroppo non è presente Don Gallo, è solo presente spiritualmente. Comunque, oggi per noi è un giorno molto importante perché finalmente potremo vedere in seguito il nostro nome al quale aspiriamo sul nostro documento. Quindi, a nome di tutte le mie amiche, esprimo la mia felicità per questa situazione, soprattutto per loro che sono molto più giovani. Per me, diciamo che è una specie di riconoscimento alla carriera ormai. Dopo tanti anni di avere il nome, no, anagrafico al maschile, ti senti sollevata, ti senti molto felice e avere questa opportunità adesso di fare il cambio nome? Certo, perché questo nome maschile sui documenti mi ha comportato molti problemi, soprattutto in passato, alle frontiere, al momento delle votazioni, negli uffici postali, negli alberghi, in tutte le situazioni della vita chiaramente c'è sempre qualcuno che te lo fa pesare o perlomeno che vedi una certa sconsiderazione della tua persona quando vedono questo che non corrisponde all'aspetto, alla questione anagrafica. Per me è un vero piacere perché sei stata una delle pioniere, no? Trans, immagino, a Genova, quindi avere te qua come presidentessa di un posto che per noi oggi dà questa bellissima opportunità che al periodo vostro non potevate è un vero onore, perciò grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Certo, per noi è stato molto più difficile perché i miei tempi non permettevano tutto questo, grazie al cielo adesso è possibile, quindi per le nuove generazioni sarà un po' più facile se non altro. Per fortuna. Grazie.